Oh, senti un po'. Aspetta che arrivo un attimo. Senti, io te lo devo dire. Cioè, te sei proprio un po' bastarda. What? Ah, già che non ho... Walk blessed and stay safe. Vai a... Non abbiamo recuperato... Frida. Dimmi te... No, vai lì che c'è il Vatir. Cosa ne so io? Cos'è il Vatir? Aspetta lì un attimo, te. Questi se ne approfittano perché sono straniero. Riguardo gli alberi sussurranti. Probabilmente solo pochi viaggiatori davanti della natura non avranno sentito i sussurri del vento presenti nell'area della Costa del Sole di Enderon. Se ci si ferma un istante ad ascoltare il suono della brezza, si ha come la sensazione di non essere soli. Le persone superstiziose credono che i sussurri, molto diversi dal respiro tetro del bosco dei sussurri, siano la voce di una giovane devota che diede la propria vita in questi luoghi per il bene dei propri compagni. Nonno, nonno, siamo annoiati. Non puoi raccontarci una delle tue storie? Chiesero i due bambini mentre entravano eccitati in casa. Il nonno, seduto di fronte al camino, si girò con un sorriso. Volentieri. Che storia volete sentire oggi? Sono un attore bestiale, chiese indicando accanto a lui. Sedetevi vicino a me. La storia degli alberi sussurranti della Costa del Sole, esclamò uno dei bambini, mentre si sedevano vicino al nonno. Parli della voce di Lariel, vero? Famosissima. Prese fiato per un secondo e proseguì. Questa è una storia vecchia di secoli, che mio nonno mi raccontava come io faccio con voi ora. Oggi viviamo su queste coste fertili e sicure, ma non fu sempre così. Si sfregò la fronte. Un tempo qui regnava un morbo sconosciuto e letale. Dapprima colpiva solo gli animali, uccidendoli lentamente. Inchia, che storia, vabbè. Giusto per addormentarsi tranquilli. Come se la carestia dilagante non fosse già abbastanza, improvvisamente anche le persone iniziarono ad ammalarsi. Gli speziali giunsero dai villaggi vicini per aiutare la gente, ma non furono in grado di contrastare il morbo. Allora una giovane donna di nome Lariel parlò, una delle poche ancora non colpite dalla malattia. Pregherò Malfas, sono sempre stata fedele alla via. Forse il nostro Signore misericordioso ascolterà le mie suppliche, così che possa aiutarci. Nessuno osò impedirglielo, dato che molti avevano perso ogni speranza. E così Lariel salì su una collina per pregare Malfas in una radura solitaria. Giorno e notte rimase inginocchiata in preghiera, senza sosta. Si rifiutò persino di mangiare e bere. Ma non ci fu nessun segno di Malfas ed ogni giorno qualcun altro moriva. Tuttavia, la donna rimase ligia alla sua fede e continuò a pregare. Dopo 10 giorni e 10 notti, la dama infine morì di sete per forza. Quindi Malfas ebbe pietà e parlò agli ultimi sopravvissuti. Dovevate essere giudicati, dato che avete iniziato a dimenticare la vostra via e siete diventati dei senza ruolo. Ma il sacrificio e la fede della giovane Lariel mi hanno spinto alla grazia. Lasciate il suo corpo dov'è e tornate domani in questa radura dove mi ha pregato. Troverete un piccolo albero che produrrà un'erba. Date questa erba ai vostri malati e torneranno in salute. Per questo non vi dovrete mai più dimenticare la vostra via e la mia misericordia. Il giorno seguente, i paesani tornarono alla radura e trovarono un giovane albero nel luogo in cui Lariel si era inginocchiata a pregare, ma nessuna traccia del suo corpo. Quindi conclusero che Lariel era diventata l'albero. Quando si avvicinarono per raccogliere l'erba di cui aveva parlato Malfas, udirono un sussurro che sembrava provenire dall'interno dell'albero, simile alla voce di Lariel. Gli speziali riuscirono a creare una pozione per curare il morbo con l'erba ed altri ingredienti che prima non avevano avuto effetto. Perciò chiamarono l'albero Lariel e l'erba che vi cresceva sopra, erba dei sussurri. E così finisce la storia. Ed ora è il caso che andiate a letto. È piuttosto tardi, disse il nonno, mentre osservava il sole calare all'orizzonte. Ve ne racconterò un'altra domani, aggiunse guardando i visi dei tristi nipoti. Urrà! Gridarono entrambi a squarciagola. E
Questo è tutto ciò che ho potuto leggere dal vecchio libro Lace. Sembra far parte di una collezione di vecchie leggende e racconti. Se le cose stanno così, la validità di questa storia è molto dubbia. Comunque il fatto è questo: un morbo si è veramente diffuso lungo la Costa del Sole diversi secoli fa e causò molte vittime. È anche risaputo che questo morbo svanì improvvisamente così come apparve. Quindi la domanda che rimane è: che fine ha fatto l'albero? Tutt'oggi, tra gli alberi della Costa del Sole si può sentire il sussurro della natura, se uno ha il tempo per ascoltarlo. Non può essere collegato ad un singolo albero e la radura stessa in cui l'Ariel sacrificò la sua vita non esiste più. Sebbene ci fu un tempo in cui i carichi di erba di sussurri riempivano i carri, al giorno d'oggi è molto raro. Proprio come il fugace sussurro che si muove tra gli alberi, sembra che oggi l'erba cresca e marcisca così velocemente che solo alcuni speciali esperti sono in grado di raccoglierla. E i segreti per le modalità ed i luoghi del raccolto sono tenuti sotto chiave. Ma persino gli adepti non sono in grado di ricreare gli effetti guaritori di un tempo, quelli donati da Malfas alla gente sofferente. Non importa quali ingredienti utilizzo. Così, caro lettore, se sei veramente interessato ai segreti di quest'erba, dovrai cercarli da solo, anche se, come molti altri prima di te, sicuramente dovrai pagarli profumatamente. A me tutta sta roba qua sa di scammata bestiale, cioè della serie proprio che è tipo... non lo so... Questa va lì a pregare, magari l'hanno, sono rapite, poi ah no, perché bestiale, vedrai l'albero dei sussurri. Mettila scarabocchiata. Sai, no, queste cose è un po'... Ben trovato, Samuel. Non preoccuparti, sicuramente non sei stato regalato a guardia tre rive. La torre ha perso il suo valore di protezione del trasporto di gemme dalla miniera abbandonata alla valle. Quindi una guardia sarà più che sufficiente a presidiarla. Ad ogni modo posso capire che sia noioso e solitario tenere d'occhio il posto più remoto di Enderal. Tuttavia, sono sicuro che invieranno qualcuno ad affiancarti tra poche settimane. Nel frattempo, resisti. Le ultime parole famose, quanto vedo. E... pom pom pom. La vita di Thorgan di Whisperspoon. Capitolo 3. Why capitolo 3? Volume 3. Volume 3, allora lo si legge poi, decisamente. Bene. No, non lo so, tutto questo discorso degli dèi, no? Mi sa proprio di mega scammata bestiale, fanno i trucchetti, pianta, cioè, dico, ah no, vai lì che lei è diventata l'albero, poi vediamo. No, thanks. Te aspetta lì. Che ho fatto la fatica. Oh, oh, cosa succede? Perché? Eppure c'è qualche problema. Ok, qualcosa mi dice che lì sopra c'è una bestia leggendaria a buon rilevato. Avvicinati. Oh, no, no. Certo che me ne c'era. Tra l'altro ho notato... devi stare lontano. Te e la tua melma. Com'è che si esce? Oh là. Ah, preferisco da lontano. Lavoro più pulito, no? Dicevo, sopra succedono cose bestiali, un po' come questa vabbè, premonizione qua. Guarda qua che casino. Febbre arcana. Tutto, ci vedo niente, non ci vedo. Cosa... riguardo gli alberi sussurranti vediamo dopo. Dopo vediamo. Sali su. Ah. 43%. Immagino sia brutto. Ambrosia riduce la febbre. Bevi, bevi. Seguendo il consiglio del nostro amico arborista.
Va bene. Elfridus, mi hai fatto fare un casino. Bussa la... Apri la gabbia, bussa la gabbia. Oh, by the gods! Over here, precious! Over here! Ma che... It's all right now. Mommy is back. Yes, it's all right. I don't even know how to thank you. One second later in that thing... I don't even want to think about it. Here, ma... take this. It's a rare herb, and I hope it's compensation enough for your efforts. At least partially. If you need anything else, just come talk to me. Now that that beast is gone, I might as well take a look at the area. Fa parei. Come ti senti? Come senti tu? Come mi sento io? Ho fatto momenti mi ammazzava Alvatir. Good, thanks. I think I'll stay here for another day or two. Certo, the traveler was bene. Right. This place really is a gold mine. Ecco. Walk blessed and stay ma safe. Poi che bestia è? Adesso me lo devi dire. Va bene. Va bene. Siamo distratti qua per una roba. Va bene. Quindi Ark Riverville di qua. Andiamo. Non lo so. Non lo so. Devo imparare a farmi stracazzi miei. Ciao. Ciao Bau. Penso di dover andare di qua. Ma sto meglio ora in mezzo al verde. Buonasera. No! Dai! Certa gente non impara mai. Ma guarda, sono pienamente d'accordo, tra l'altro. Nel senso che quanto siete veloci. Oh. Cinico. No, ok, il piano è fallito. Il piano è fallito miseramente. Cos'è che urli? Dai. Vieni su. No. Aia. Ok, quindi ci arrivano. Sì, in realtà sì. Poi sì, te sei venuta a rompere. No. Basta. Va via. Dovete bruciare nelle fiamme di Cristo. Chi è ancora? Ma basta, ma sei resuscitato? Ma scusa. Vieni fuori. Ti aspetto. Dov'è che sei? Guardalo lì. Vabbè. Aia. Arco contro arco, Te. Solo un graffio. Just a scratch.
me la mettiamo ora? Che sono uno sfigato e faccio una figura di merda. Ecco come la mettiamo. Oh. Non è da me. Questi scatti omicidi preoccupanti. Venga qui lei. No, no, si tenga pure la tunica. Ok, quindi tendo a reagire non benissimo sotto stress. E questo è... Che è successo? Perché c'è tutto silenzio? Debotto. Ah. Qua gente che resuscita, si stoppano i suoni. Ma... Vedo le robe a scatti, vedo. Cosa ho recuperato. Raga, ma state bene? Via. E quindi niente. Sono finito in un posto che doveva essere pacifico. No, perché vedrai, scappa dalla guerra. Vai di là, la terra dell'opportunità. Poi delle branca di bestie di Satana lì. Ah, tra l'altro mi viene in mente che abbiamo un sacco di libri che non abbiamo letto. Che non intendo questi. C'erano i libri di magia. Eccoli qua. Psicosi. Beneficio ce l'ho già? Bene. Bene, quindi senti. Io lo faccio. Io lo faccio perché tratta di necessità. Beneficius. Cura 6 punti al secondo, però peggiora la febbre. Raga, io lo faccio. So. Beh, fa meno paura delle fiamme, posso dire questo con certezza. La sensazione era carina. Cianografia, martello di fe. Signorina, mi spiace. Io le chiedo. Cosa ho sentito un rumore strano? Chi è? Va bene, ma sì, dai, quanto potrà essere sporco? Tutto sommato è solo la scena di un omicidio. Guarda che in che posto mi sono andato a ficcare le capre. Sono sicuro che al morto non dispiace, chiunque esso sia. E quindi di qua presumibilmente in realtà posso scegliere. Trova lo scrigno che ieri ho buttato nel mare nei pressi della sua e parla con Alfred. Sai cosa? Parliamo con Alfred perché sono stanco, ok? Lo dico onestamente. No! Mi avete rotto! Guarda. Per favore. Per favore. Ma poi a me non piace. Ma non avevo... Avevo una roba. Talenti. Medita per sbloccare nuove memorie. Ok. Non ho capito. No, avevo? Guarda qua. Un respiro. Non ho abbastanza mana. Aspettiamo di aver recuperato il mana.
Potrei quasi abituarmi, se non fosse per la febbre. E per il fuoco? Se non stai fermo dove... Aspetta, dai un attimo. Dai un attimino. Arrivo, eh. Ancora un secondo. Ancora. Ma questo è un problema. Abbassa. Come si usa quella roba lì? No. No. Per aspettare bisogno... No. Non sto capendo come... possibile tutte le volte. E niente, doveva andare così. E boh, mentre siamo qua che meditiamo, a sto punto, e boh, concentrazione profonda, potenza arcana, concentrazione. Se non mi dici di che si tratta... Ah, ecco. Pigio. Le memorie del taumaturgo migliorano la competenza nell'uso di mentalismo e delle magie della luce. Tutti gli incantesimi del mentalismo sono più efficaci. Io non so cos'è il mentalismo. Potenza arcana. Tutti gli incantesimi elementali... Concentrazione. Psionici. Quello del lupo, che incantesimo è? Livello principiante. Non mi dice cos'è. Entropia. Taumaturgo. Elementalista. Sinistrope. Dov'è l'entropia? Taumaturgo. Elementalista. Sinistrope. Questo cos'era? L'abdi mnemonico del mago. Smascella? Cos'è? Spiritualista? No. Tempesta? Vandalo? Guardiano? No. Direi non è roba che mi interessa. Questo qua? Ah, questo qua è finto. Assassin! Cursore, no. Licantropo. Sangue di lupo? No. No, grazie. Sinistrope. Non capisco. Taumaturgo. Ma cosa vuol dire? Del mentalismo e della magia della luce. Ah, entropica, che picciu. Psionica ed entropica. Vai, mi piace psionica ed entropica. Mi piace. Questo cosa fa? Riduce il 30% costo di mana della scuola psionica ed entropia per il rango di apprendista. Lascia così per ora. Torna indietro. Molto bene. No, scappa coniglio. Che fai? Lo faccio vedere io. Ma stai scherzando, spero. Oh! Vai! Va! No! Dov'è? Dov'è il lupo spettrale? Non ho capito. Ma dov'è? Ah, ecco. Sembrava me. Ma è già morto? Ma raga! E no! Non fatemi dar fuoco a tutto quanto, tutte le volte. Non farmelo fare. Aia. Muoio. Io lo so che muoio.
Devi... Ho finito il mana. No. Tu devi bruciare come... Aia! No, non farlo sgorrone. Troppo, troppo sgorrone. Ok. Va bene. Quindi, lupo spettrale, figa come idea, ma a quanto pare funziona una sega. Te pareva? C'è l'universo che mi dice che io devo dar fuoco alle robe, perché sennò non ci casiamo. Non ho letto che... Non ho letto la località scoperta. Bosco scintillante, sì, ma non me ne frega niente, nel senso, sappiamo che c'è, però non è il caso, siamo qui per un altro motivo. Se la smettete di... Che poi guarda, è anche... Perché continuo a sbagliare? Niente, rilevato, tanto. Senti, se puoi per favore non... Ok, quantomeno questa qua è educata, nel senso, se non le rompi le balle, lei non ti rompe le balle. E io lo apprezzo. Però, raga, basta. Lasciatemi un attimo di tregua. Non è... siamo qua, non so, godiamoci la natura, no? Stupido granchio. Ok, questo mi sa di civiltà. Mi piace la civiltà. Immagino gli animali debbano stare fuori. Vecchia fattoria. Le è permesso? Finally. Oila! No! Ma perché? Ma perché siete tutti così? Cosa sta succedendo? No! Apri il cancello! Ma perché non corro? Oh, c'ho dei problemi. Ecco. Più di uno. Da parecchi problemi. Devi correre. Ma quanto vicino poi? Vai giù. E niente. Allora. Niente, se non era chiaro prima che era una schiappa. Ora sicuramente. Ma devi stare calmo, sai, pure con gli insulti. Ma io non ho capito. Bravo, vai giù. Grande lupo. Ah no, non è mica laggiù. Coglione. You bleed for this, I swear it. Dai zitta. Ma è morto il lupo? No, no. Ma cosa ti bruci allora? Brucia lui. È più vicino. Là. Nella schiena. Brava bestia! Au, anche a te! Vecchie frecce di ferro. Dove finì? Dov'è il cadavere? Sai cosa? Sto bastone delle fiamme adesso... Guarda. Contracolpo. Subiscono una volta 7 danni magici per punti di psionica. Vediamo un po'.
Così. Va bene, ci proveremo. Assorbimento della vita. Come nome figo. Però mi interessa. Contraccolpo. Per i prossimi 5 secondi gli umani subiscono una volta 7 danni magici per ogni 5 punti di psionica. E vengono sbilanciati se lanciano. Questa roba qua poteva essere utile contro questo qui. Contro il mago. Molto bene. E quindi, questo posto sapeva di civiltà? No. Picciu.